cambia siamo noi. L'opera d'arte è il mezzo, lo strumento per contattare 2000 bambini, per condividere con 2000 madri, per creare anche dopo un valore estetico di grande importanza, perché un basso rilievo in terracotta composto da 12 grandi artisti e condiviso con questo processo non è, è un'opera unica al mondo. E allora è bello pensare che al Librino esiste un'opera unica al mondo e anche che nella sua monumentalità restituisce la leggerezza, la sospensione di quell'essere anima. Fare bellezza è restituire anima ai cittadini. Siamo a Catania, nel quartiere periferico di Librino, 70.000 abitanti, 10.000 bambini, 9 scuole elementari e medie, un luogo contemporaneo che si riconosce sempre con quel suo valore di mancamento. Quest'opera, La Porta della Bellezza, è la testimonianza e l'ammonimento di quando si educa alla bellezza, questa bellezza poi viene protetta dagli stessi abitanti. Esisteva un muro, l'asse dei servizi, che è anche una ferita urbanistica rispetto alla città. Dovevamo dimostrare ai 2000 bambini e 2000 mamme che sono coinvolti con 9 scuole, che qua hanno collaborato tutte le scuole del quartiere, abbiamo dovuto affermare più che mai che un muro non si deve solo abbattere, ma si può anche trasformare. I 2000 bambini che sono stati coinvolti in questo progetto hanno condiviso il processo artistico che l'artista ha proposto a scuola. La Porta della Bellezza è stata inaugurata 8 anni fa e nessuno si è permesso neanche di scrivere un graffito, un pensiero o peggio di deturparla. Oggi, dopo 8 anni, tutto il quartiere afferma la porta, guai a chi la tocca. La Porta in tutti questi anni è diventata una grande agenzia educativa, educativa alla sua genesi ed educativa al suo esistere. Con questo afferma come la politica della bellezza, quella del dono, quella del restituire, quella del rigenerare, quella del trasformare, alla fine trova nel ringraziamento la sua anima. La situazione nasce da una mia istanza come impegno civile di restituire. Io sono un imprenditore siciliano, la mia storia nasce dalla morte di mio padre in età giovanile, io avevo 20 anni. Mio padre era uno dei più grandi imprenditori di appalti pubblici in Sicilia dell'epoca. Quando è morto mio padre io dovevo fare una scelta, o scegliere di far parte di quell'esercizio di potere anche come imprenditore, come industriale, e quindi continuare quell'attività ordinaria dell'essere impresa, oppure scegliere di mettere quell'impresa a servizio di un'altra impresa che non trova nel prendere il suo senso ma nel restituire. Quando avevo 20 anni, fino a 60 anni, io ho scelto sempre il dono. Sicuramente questo valore aggiunto dell'arte, della bellezza, non è una rappresentazione estetica che mira solo a una bellezza di forma, ma è una bellezza estetica che non è più il fine ma è il mezzo. Bisogna andare nelle periferie a restituire con onestà, con cuore, e questo cuore viene ripagato da altro cuore che sono gli abitanti del quartiere, perché io sono sicuro che i 2000 bambini con le 2000 mamme tornano sempre in questo luogo che per me è come un altare alla bellezza, e sicuramente porteranno i loro amici, i loro figli, quando cresceranno ritorneranno con le loro famiglie e faranno vedere la testimonianza di un impegno civile all'interno di un mondo della scuola, ma sicuramente fra 20 anni quest'opera parla di un suo essere futuro. L'Italia che cambia non è un'Italia fatta di territori,
non è un'Italia fatta di materia, non è un'Italia di fatte queste cose che a volte ci diciamo. L'Italia che cambia e l'Italia che potrebbe cambiare è quando si assume un vero e onesto progetto politico di andare nelle scuole elementari e medie a restituire educazione e conoscenza ai nostri figli. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia.